Grazie di essere venuti stamattina a questa conferenza stampa. Siamo qua per presentare, a nome del Centro Formazione e Ricerca con Lorenzo Milani e Scuola di Barbiana, in una saletta a lui dedicata dal Comune di Chiamone presso la Biblioteca di Rastignano, un progetto che a lungo è stato preparato e visionato e controllato dal nostro delegato del nostro ufficio di Bologna, che ha per primo lanciato quest'idea e che per lungo tempo ha lavorato, come dicevamo, alla sua preparazione. Il progetto si chiama comunepartecipato.it. Lo scopo del progetto, ve lo leggo brevemente, è portare le sedute del Consiglio Comunale direttamente nelle case dei cittadini, stimolando l'attenzione alla vita politica del Paese, il coinvolgimento attivo dei cittadini, utilizzando le tecnologie digitali e la diffusione internet. Attraverso il sito www.comunepartecipato.it i cittadini così potranno vedere le registrazioni video delle sedute di tutto il Consiglio Comunale, leggere i commenti del capigruppo, scrivere direttamente all'amministrazione comunale, al capigruppo e ai giornali. Il progetto coinvolge l'amministrazione comunale, i gruppi consigliari e la stampa locale. Come vedete sembra una cosina semplice e però molto complessa dal punto di vista della sua predisposizione e realizzazione, poiché impone una serie di diciamo così, prassi che vanno seguite per mantenere la massima attenzione e diciamo così, equilibrio nel prospettare ciò che è notizia, ciò che è informazione, cosa a cui noi teniamo vivissimamente per realizzare, secondo gli insegnamenti del nostro maestro Don Lorenzo Milani, la possibilità di rendere i cittadini veramente sovrani, cioè capaci di intendere, di comprendere e di interagire attraverso la loro semplice e singola volontà con quelle che sono le necessità della collettività tutta. Bene, noi oggi ci siamo incontrati qua, come ho detto, per presentare questo progetto e all'uopo abbiamo invitato, per prendere parte a questa presentazione, alcuni personaggi. Uno di questi è Marco Boschini, ha un buon curriculum, è scrittore, assessore al Comune di Colorno, in provincia di Parma, fa parte dell'associazione Cantieri Sociali e collabora con la Libera Università di Alcatraz diretta da Jacopo Fo. Egli è anche autore, e questa è la cosa più importante, di Comuni Virtuosi, Caro Sindaco nel Global e In Comune, edizioni ENI, che è una famosa e ottima casa editrice che ha sede in Bologna, la città a cui noi siamo legati particolarmente. Prego, signor Marco. Grazie a tutti per avermi invitato oggi. Mi presento in 30 secondi aggiungendo qualcosa rispetto a quello che è stato detto fino adesso. Appunto, io mi chiamo Marco, ho 31 anni, di mestiere faccio l'educatore in un centro per bambini a Colorno, un paese di 8.500 abitanti in provincia di Parma. Ci occupiamo di attività di doposcuola, laboratorio, insomma, di sostegno anche alle famiglie, dei ragazzi che delle elementari e delle medie che vengono da noi, e durante l'estate organizziamo centri estivi, attività ricreative e formative. Sono consigliere comunale appunto a Colorno dal 1999 e assessore dal 2004. Faccio parte di questa associazione che si chiama Associazione Comuni Virtuosi, che ha un po' lo scopo di diffondere possibilmente su tutto il territorio nazionale buone pratiche legate al tema centrale dell'ambiente, ma che poi si declina nella partecipazione, nella cooperazione dal basso, nel tentativo di stimolare nuovi stili di vita non solo nella cittadinanza, ma anche negli enti locali e nelle persone che, chiamate dai cittadini, sono appunto, hanno la responsabilità per un periodo di tempo determinato ad amministrare, diciamo, la cosa pubblica. E l'obiettivo dell'associazione è appunto questo, da una parte di fare informazione, quindi di fare in modo il più possibile che progetti concreti che già si stanno realizzando possano essere conosciuti da un vasto numero di amministratori, di sindaci, assessori
dei comuni italiani, e dall'altro di assistenza, di sostegno, di appoggio a quei comuni, a quegli amministratori che si dichiarano sensibili emotivamente coinvolti da una progettualità e che magari incontrano sulla strada tutta una serie di difficoltà burocratiche, di tensioni politiche, di tutta una serie di problemi che chi ha già fatto quel tipo di percorso nel proprio comune ha già incontrato, superato, affrontato, e quindi può essere molto importante, soprattutto nei piccoli comuni dove le difficoltà sono paradossalmente più grosse rispetto ad amministrazioni molto più grandi, si rischia appunto anche nel momento in cui trovi un amministratore interessato a non vedere realizzato il progetto, perché magari il funzionario responsabile del settore che dovrebbe occuparsi e tradurre il sogno del progetto nella quotidianità amministrativa non è interessato, fa fatica, non ha gli strumenti a disposizione, quindi questo può essere di aiuto. Noi cerchiamo, limitatamente alle nostre possibilità, di venire incontro a questo tipo di esigenze da parte delle amministrazioni che a noi si avvicinano. L'altro obiettivo è più un obiettivo, diciamo così, alto, politico, e cioè cercare appunto di veicolare un'idea diversa di amministrazione, di ente locale. Cioè noi crediamo che un ente locale abbia un ruolo fondamentale rispetto a temi che possono essere il tema della pace, dell'integrazione sociale, della cooperazione, dell'ambiente, e soprattutto crediamo nella concretezza di questi temi. Cioè noi abbiamo messo insieme una serie di, prima di tutto, amici, di persone con nomi e cognomi che, prima di essere amministratori, prima di essere rappresentanti politici, credono in certi valori e stanno sperimentando nel concreto, nel quotidiano, cercando di tradurre quelli che sono temi alti che in teoria non dovrebbero interessare il comune di Colorno, perché noi non ci dovremmo occupare di determinate cose, appunto cercare di farlo concretamente, perché ci siamo un po' stancati di una politica che arriva in consiglio comunale, approva ordini del giorno in cui si parla di pace, in cui si parla di temi e di un mondo meraviglioso e viene votato da tutti, poi però non si capisce mai chi quel mondo deve cominciare a costruirlo, deve cominciare a farlo nella quotidianità, partendo dal proprio territorio, partendo dalle proprie responsabilità. Quindi questo è un po', diciamo, l'obiettivo e la finalità politica del nostro lavoro e della nostra attività. Rispetto al tema di oggi, io penso che questo progetto sia un progetto molto importante, perché è un progetto che rende appunto sovrano, cerca di portare al centro il cittadino e nel rapporto appunto con l'ente locale. Io penso che la partecipazione sia fondamentale, e questo strumento può essere uno degli strumenti per fare partecipazione. E quindi se devo fare un appello all'amministrazione comunale di Tenora, è quella di cercare di non solo di assecondare questo tipo di progettualità, di volontà di mettersi in gioco da parte di un gruppo di cittadini, ma di sostenerla e di crederci, perché penso egoisticamente da amministratore che fare partecipazione, i primi a beneficiarne sono proprio gli amministratori. Io mi occupo, tra le mie deleghe, ad esempio dello sport, e la prima cosa che abbiamo cercato di mettere in piedi con la nuova amministrazione è stata quella di creare uno strumento, un organismo dove, in quel caso, dei portatori di interessi, perché delle società, dei gruppi sportivi che gestiscono per conto del comune degli impianti sportivi, si riuniscono intorno a un tavolo e con l'amministrazione decidono come spendere le risorse rispetto all'impiantistica sportiva, rispetto alle iniziative di educazione e di formazione degli allenatori che hanno a che fare tutti i giorni con i ragazzi, e tutta una serie di progettualità concrete. È un vantaggio per l'amministrazione, perché è cercare di cedere parte tra virgolette del proprio potere e di condividere le responsabilità. Per concludere l'esempio, fino all'anno scorso, fino a quando non c'era questa consulta, le società sportive si guardavano in cagnesco l'una con l'altra, pur vivendo in un paese piccolo, pur avendo più o meno gli stessi problemi, i ragazzi che magari passano da uno sport all'altro. Perché? Perché
il rapporto con il comune era sempre stato vissuto come un rapporto diretto tra il presidente di una società sportiva e l'assessore, che a seconda di chi era l'assessore, a seconda del contatto che aveva con la società, aveva più o meno risorse, e quindi l'altra società lo sapeva, si arrabbiava perché diceva: quest'anno hai dato tutto al rugby, non hai dato niente al calcio. Cioè si mettevano in moto dei meccanismi assolutamente controproducenti e molto spesso anche andavano avanti per inerzia negli anni. Questa consulta è un tentativo di appunto assumersi ognuno per la propria competenza le proprie responsabilità, quindi cercare di capire che se ci sono tot risorse, queste risorse devono essere condivise e il più possibile utilizzate per fare delle cose di comunità. Da 2 anni a questa parte le società sportive, con molte difficoltà, con molta fatica, però stanno cominciando a lavorare anche autonomamente rispetto all'amministrazione. Mettono insieme una festa tutti gli anni, si scambiano informazioni sui ragazzi, fanno un corso di formazione per gli allenatori, lo fanno insieme, rivolto a tutti, mentre invece prima si occupavano solo di loro. Insomma, si mettono in moto dei meccanismi virtuosi, quindi la partecipazione è un elemento fondamentale e importante, sia di per sé, ma anche per chi in un determinato momento sta facendo una cosa, sta svolgendo un compito, un ruolo, con un mandato da parte dei cittadini. La partecipazione è fondamentale e io penso che quello che noi come amministratori, noi come classe dirigente dobbiamo imparare è quello di metterci in gioco e di farlo anche con una certa, con un coinvolgimento, anche con un divertimento nel fare le cose, perché molto spesso la politica dà un'immagine di sé anche verso l'esterno di una cosa dove si parla di cose serie, dove non c'è tempo di occuparsi della vita di tutti i giorni, dove anche fisicamente e visivamente i politici sono sempre molto, molto cupi, danno verso l'esterno, appunto una cosa, trasmettono negatività, ecco, questa è la mia impressione, mentre invece la fortuna, insomma, che ho avuto io in questi anni incontrando e contaminandomi e sperando di aver contaminato qualcuno in qualche cosa, è proprio questa, cioè di aver incontrato gruppi di persone che appunto prima di essere di rappresentare un partito, prima di rappresentare un'istituzione, sono prima di tutto persone che si mettono in gioco, lo fanno con entusiasmo, con divertimento e con voglia di appunto di anche di inventare, perché molto spesso rispetto a queste tematiche l'altro problema grosso è appunto che c'è bisogno di scaravoltare un po' le cose, perché siamo capaci tutti di amministrare i territori per inerzia, perché magari da 20 anni si amministrano sempre nello stesso modo, perché è molto più facile, molto più semplice, richiede uno sforzo molto meno impegnativo. Mettersi in gioco secondo me è un elemento fondamentale che va al di là della singola progettualità. Poi questo appunto può essere uno strumento importante perché può aprire uno spiraglio e aprire una via di comunicazione. Poi io credo che la partecipazione vera si faccia anche e soprattutto appunto col contatto diretto, con degli strumenti che possono essere appunto delle consulte, che possono essere lo strumento del bilancio partecipativo di cui in questi anni si sta parlando molto, altri elementi. Però si può partire da qui e dico io, mi si dice sempre anche nel mio comune, sì, facciamo i consigli comunali, però non viene mai nessuno. Per forza, interroghiamoci su come noi ci poniamo quando facciamo le sedute dei consigli comunali, come parliamo, che cosa diciamo, guardiamo gli argomenti che trattiamo in consiglio comunale, guardiamo come vengono scritte le delibere. Possiamo avere la pretesa che una persona che magari ha lavorato tutto il giorno, che è impegnata nella quotidianità di cui tutti siamo a conoscenza, si prende la briga di perdere una sera della propria vita per venire a sentire 17 persone che sostanzialmente recitano una parte, perché di questo stiamo parlando. Allora, se vogliamo che ci sia, a partire dai momenti istituzionali che sono fondamentali, non voglio nelle mie provocazioni far pensare che non credo nel consiglio comunale, che non credo in questo ruolo, ci mancherebbe altro, però se vogliamo rendere più umano e più normale il rapporto tra i cittadini e le istituzioni, dobbiamo fare in modo che le istituzioni diventino il più possibile e realmente, completamente aperte, disponibili e vere, quotidiane, perché altrimenti il rischio è appunto che si crei una barriera che
difficilmente si riesce a superare anche con degli strumenti come questo, perché se poi alla fine si ripercorrono o le stesse modalità, le stesse dinamiche, poi sì, vabbè, quelli che scriveranno, che utilizzeranno questo strumento saranno comunque persone già sensibili, già interessate, però non si riuscirà ad arrivare a un numero sempre più vasto di questa cosa. Concludo dicendo questo: la partecipazione deve essere poi partecipazione vera, cioè io credo che l'amministrazione possa avere un ruolo fondamentale se non si limita a fare informazione, a dare dei patrocini, a dire ok, facciamo qualche assemblea all'anno nei quartieri e nelle frazioni, ma poi non è disposta alla fine di un percorso di condivisione, di contaminazione, a cedere appunto parte del proprio potere, perché li si inganna due volte i cittadini. Cioè se si fa partecipazione, se ci si mette intorno a un tavolo, si comincia a dire ok, questo è il paese, queste sono le prospettive, queste sono le risorse, vediamo insieme di decidere a seconda dei settori, dei capitoli, che cosa vogliamo fare. Se poi alla fine di questo percorso gli si dice sì, però l'ultima parola ce l'abbiamo noi, allora abbiamo fatto un danno e non possiamo poi pretendere che i cittadini possano ritornare, ricominciare a partecipare, uscire di casa, spegnere la televisione e appunto a fare comunità, perché alla fine quello che ci deve interessare da amministratori e prima di tutto da cittadini è di ricominciare a fare comunità, perché i territori, anche quelli piccoli, anche i comuni, come può essere il comune di Colorno, pur essendo piccolo, pur avendo dimensioni tutto sommato modeste rispetto a quello che può essere anche un quartiere di una città, ha difficoltà di parlarsi, ha difficoltà di conoscersi, ha difficoltà di mettersi in discussione e in gioco. Quindi... Vorrei a questo punto chiedere a Padre Ottavio, il direttore della Casa di Grigeni. Io ringrazio, è la seconda volta che sono qui, la prima è stata per l'iniziativa del pane. E questa volta sono qui con gioia, con piacere, per due motivi. Primo, perché quando si parla di nuovi stili di vita, ricordiamo che questa parola è nata negli anni Ottanta, è nata proprio nell'ambito, diremmo così, dell'impegno missionario, dell'editrice missionaria italiana. Abbiamo pubblicato un libro intitolato Nuovi stili di vita, e che ha presentato queste prospettive, ossia lo stile di vita che stiamo vivendo è insostenibile. C'è bisogno di nuovi stili di vita, di inventare qualcosa di nuovo. Grazie a questa invenzione la vita deve diventare vita per tutti, perché o la vita è vita per tutti, non è per nessuno. Ma poi c'è un secondo motivo per cui sono qui, è l'ultima cosa che dico, perché sento che in questa epoca di grandi trasformazioni abbiamo bisogno di dare un nuovo volto alle nostre istituzioni civili e anche ecclesiali. Come prete, come missionario devo riconoscerlo, perché trovino spazio da noi coloro che vengono da lontano, gli immigrati. Io mi auguro che questa iniziativa possa giungere alla casa degli immigrati, che troviamo dei modi per far sì che chi viene da fuori, chi viene da lontano, con altre mentalità, altre culture, trovi attraverso questa iniziativa la possibilità di un inserimento migliore, proficuo, e che non siano visti più semplicemente come una forza lavoro, perché il sud del mondo spesso ci interessa semplicemente come ambiente da cui tirare fuori delle risorse materiali, ambiente dove ci siano delle belle spiagge per fare le vacanze, e manodopera a basso prezzo, a basso costo. E abbiamo bisogno di avere la fantasia di trovare invece delle strade di portare nella casa degli immigrati ciò che siamo, ciò che stiamo facendo, e fare in modo che loro possano mettersi in contatto con noi attraverso questa corrispondenza e altre cose. Per cui io dico grazie a coloro che hanno avuto questa bella idea, mi auguro che il municipio possa
favorire, e d'altra parte favorendo questa iniziativa non fa altro che essere in sintonia con quello che è la legislazione, no? Che vuole che tutto ciò che l'amministrazione pubblica fa sia conosciuta dalla popolazione. Mi auguro che davvero si possano fare delle strade. Darei volentieri la parola ora a un consigliere comunale del comune, di Pianoro naturalmente, Massimo Antinucci, che sono certo si porterà un buon contributo per stimolare anche la nostra fantasia circa questo progetto e per rendere anche più concreto l'humus da cui è nata l'idea. Spero che avrà la compiacenza di darci qualche buona indicazione. Prego Antinucci. Tutto grazie di questo invito e porto anche il saluto dei gruppi consigliari con i quali abbiamo condiviso un po' questa iniziativa, che porta un ossigeno e una ondata di novità in quegli sforzi un po' che da anni, ecco, ci portiamo avanti per cercare di condividere e di condividere e di far partecipare anche chi, per male, no, le nostre persone che ci stanno vicino. C'è un grande bisogno di condivisione e questo oggi più che mai, nel senso che per primi ci sentiamo in qualche modo un po' soli e quindi la realtà locale, il paese, che era tradizionalmente un po' il simbolo della comunità nel paese, la piazza, e con tutte le sue, diciamo, istituzioni, oggigiorno vediamo è più un qualcosa di virtuale più di virtuoso, e allora ecco, riportarlo un po' a questa dimensione. E partecipare è comunque un io condivido gli interventi che mi hanno preceduto. E partecipare per me è stato difficile, cioè è stato impegnativo, cioè è stato un bello shock, diciamo, perché dal mio mondo, dal mondo un po' che seguivo della parrocchia, il mondo dell'associazionismo, introdursi in un'altra realtà in cui non c'è lo stesso magari humus di condivisione, ci si confronta con altre realtà, è un cammino che un ragazzo di 20 anni, che fu la prima esperienza in consiglio comunale, ha creato davvero una difficoltà proprio anche di relazione, e quindi anche rabbia a volte nello scontrarsi con delle realtà, con dei limiti con gli altri. Per me questa è stata un'esperienza quindi di un po' di autoeducazione alla partecipazione, però mi ha fatto capire che è molto importante educarsi alla partecipazione, cioè è anche un partecipare a questo progetto, e chi parteciperà, chi riuscirà un po' si farà coinvolgere un po' da questa iniziativa, sicuramente sono sicuro che sarà un'esperienza culturale, intellettuale, anche formativa, come sta personale, perché vuol dire anche vedere dei punti, non essere d'accordo, sforzarsi anche di approfondire. E qui è il tema, ed è anche l'impegno che noi ci proviamo a mettere come consiglieri comunali, e che volentieri possiamo farlo condividere con chi vuole iniziare a interessarsi perché è vero quello che diceva Marco, che il comune, Pianoro è un comune già medio, ecco, siamo sopra i 15.000 abitanti, e quindi è già un comune che a livello anche legislativo ha degli oneri, fortunatamente anche delle risorse, questo è un fatto, che appunto ogni anno sono impegnate in servizi. Allora, ecco, riuscire a capire bene come diciamo, ecco, la storia, ecco, di un provvedimento, che vi dico, l'impatto l'impatto nel consiglio comunale è un impatto che un po' disorienta, perché sono delle norme, però ecco, davvero lo sforzo e diciamo viene davvero grazie a una realtà associativa, cioè, deve essere una realtà comunitaria che si interroga, non è lo sforzo di uno che si mette che si fa carico su di sé di tutto. Un po' a me capitò all'inizio, l'idea iniziale era quella di
uno viene eletto e dice allora devo fare tutte queste cose. No, invece va condivisa, l'impegno, il servizio va condiviso, questo è una cosa imparata, insomma, è da condividere. Perché è l'ordine del giorno che i cittadini di Pianosa troveranno, è l'ordine del giorno che, francamente, io ho preso qui l'ultimo ordine del giorno, è diviso in gruppi, diciamo, in gruppi in aree, diciamo, di argomenti, e sarà un nostro impegno a chi si interesserà riuscire un attimo a svolgerlo, perché se no, esatto, è un lavarsi troppo facilmente la coscienza di dire questo è l'ordine del giorno. No, va capito e va inquadrato e contestualizzato. Oggi abbiamo per noi una persona eccezionale e vorremmo presentarvela, anche perché possa dire due parole a nome di Camina e dirci se trova che questa piccola iniziativa, questo progetto, possa essere in qualche maniera nel filone di Camina e delle sue finalità. Prego, la signora Susi. Silvia Salucci. Salucci, sì. Prego, Salucci. Silvia. Ma sarò breve. Però volevo, come dire, introdurre così il mio breve discorso dalla prima impressione che ho avuto stamattina, proprio cercando disperatamente la biblioteca dove la segniamo, perché ero abituata a cercare, insomma, come dire, uno stabile sulla strada principale, no? E sono stata, come dire, positivamente impressionata da questa piazza, che, come dire, fa parte di un'urbanistica nuova, però è decisamente accogliente. E quindi credo che sia, come dire, un significato, insomma, positivo, un buon auspicio, no? per questo progetto, appunto, di comunipartecipato.it, e lo auguro ai promotori, ma anche a chi, come Camina, insomma, tenterà non tanto di divulgarlo, ma di promuoverlo. E credo abbia un significato, insomma, decisamente diverso. Allora, io ieri sera e anche qualche giorno prima ho riflettuto molto, perché non volevo che, come dire, le mie parole banalizzassero un po' questo progetto che vede lontano, butta proprio il cuore al di là dell'ostacolo, e quindi sono stata ispirata molto dalle parole di Amartya Sen, di cui vi riporto proprio un brevissimo paragrafo. E per me è ispiratore, insomma, di tante riflessioni così su temi di partecipazione e dintorni. È tratto dalla libertà individuale come impegno sociale, che consiglio a tutti, è una lettura molto breve ma interessantissima. E Amartya Sen dice questo: la libertà di partecipazione è di importanza cruciale per il dilemma sociale di cui voglio trattare. L'opportunità di partecipare al processo decisionale che cerca di stabilire il punto di equilibrio fra impegno sociale e rigore finanziario, è chiaro, lui è un economista, per cui non può fare, come dire, questa riflessione, è per se stessa parte del più elementare impegno sociale di cui si deve avere consapevolezza. Per bilanciare le esigenze in conflitto derivanti da principi divergenti, è necessaria un'adeguata comprensione di questi e delle loro implicazioni. Tale obiettivo può essere ottenuto solo attraverso discussioni ampie che coinvolgono attivamente i cittadini. E Sen conclude il paragrafo con queste parole: l'obbligo sociale più importante deve includere i diritti elementari di partecipazione che permettono ai cittadini di discutere e di decidere su valori e priorità. E con questo breve paragrafo Sen, come dire, amplifica quello che è già presente a livello sociale, però a livello sociale è estremamente debole. Soltanto secondo la mia opinione, ovvero che la partecipazione c'è, però è latente, tutti vogliono partecipare, però, come diceva Massimo, insomma, è una difficoltà, è difficile, no? E poi anche, come dire, imparare a partecipare, insomma, non è cosa scontata, non appartiene al cittadino,
non appartiene al cittadino a livello culturale, per cui è chiaro che noi cittadini italiani ci appartiene ancora meno per tutta una serie di motivi. Per cui è una riflessione sicuramente, insomma, ve la butto lì sul tavolo, ecco, così da condividere con voi in questo clima molto familiare. Per cui secondo me il progetto comunepartecipato.it non avrà una vita semplice, è un progetto complesso, è un progetto ambiziosissimo, che è quello di, come dire, come dicevi tu, insomma, le tue parole incisive, quello di sfondare le porte delle amministrazioni, insomma, che con difficoltà si aprono alla cittadinanza, non è cosa scontata. E, ecco, sottolineo questa parola, complessità, e concludo il mio intervento. È una parola chiave che però lo rappresenta. Rappresenta questo tipo di progetto che tenta di unire attori diversi, di culture diverse, che portano istanze diverse e non tenta di semplificare le cose, ma di complicarle, e in cui sta il suo valore aggiunto. Per cui buttiamo sul tavolo la complessità come un valore aggiunto. La complessità è un'istanza positiva, perché all'interno della complessità stanno le parole dei mille attori che ne fanno parte. Per cui, qui ritorno un po' al ruolo in cui, insomma, dire, sono chi è stata invitata a partecipare a questo tavolo, che è quello del ruolo di cammino di questa associazione di cui faccio parte, che tenterà di promuovere, di bussare alle porte delle amministrazioni, e cosa non semplice, e sottolineerà invece il valore di quelle amministrazioni che già hanno aperto le porte, e qua ci sono delle rappresentanze, e per cui tenterà di promuovere questo progetto credendo che sia, ecco, che abbia un valore particolare, insomma, nel suo tentativo di avvicinare l'amministrazione al cittadino. Vorrei dare la parola, non dulcis in fundo, al nostro vecchio amico, Ernesto Cenerini. Prima di tutto ringrazio Pianoro, l'associazione che mi ha invitato. Per l'aiuto che posso dare, potrei dire più consigli, molto aiuto, cerco di essere sul morale, perché lo so che cosa vuol dire essere calpestati dalle istituzioni. Vorrei ringraziarvi di questo invito. E qui si parla di informazione di cittadini nella cittadinanza, nel comune, nel quartiere, per tutti questi programmi. I cittadini qui mi sembra di capire che vogliono sapere di più dalle istituzioni, vogliono essere partecipi a quello che le istituzioni messe lì dai cittadini devono farsi promotori di comunicare al cittadino, perché se non c'è la comunicazione non esiste niente, se non c'è quella cultura che uno dice una cosa, uno un'altra, e si fa l'assemblaggio di queste parole, di questi dati, di questi fatti, non è niente. Anche fare le dovute critiche, le istituzioni preposte le devono accettare e il cittadino lo stesso, perché io se dico una cosa non è Vangelo, e adesso si può criticare anche i Vangeli, quindi, ma deve essere una cosa che dobbiamo assimilare fra l'una e l'altra per poter dire sbagli te o sbaglio io,
facciamo questo e facciamo quell'altro. Dare delle priorità, dei casi particolari, delle esigenze particolari, perché altrimenti non esiste niente di tutto questo. Le informazioni, parlarne, è forma democratica, acquisita dai cittadini italiani, con le lotte aspre che la mia generazione ha pagato con il prezzo, a caro prezzo, la informazione, fuori e dentro i posti di lavoro, che si veniva puniti, incarcerati e perdita del posto di lavoro per fare informazioni. Ai miei giorni, ai giorni nostri, un giornale in mano su un posto di lavoro non era concesso, previo il licenziamento. Fuori non si poteva stare più di 3-4 persone, perché se ne aveva messe così. A Bologna Sandevi San Svani in mano, che è l'ex carcere. Quindi abbiamo ottenuto questa forza, questa volontà della Costituzione, perché era la Costituzione italiana che ci diceva che avete questi diritti. Non volevamo dei diritti così dalla sera alla mattina, io sono più grande di te o tu sei più piccolo, stai zitto. No, noi avevamo la Costituzione in mano e dicevamo perché non si rispetta questo e questo e questo. Quindi non chiedevamo niente di più. La vista. Il cittadino ha il diritto anche di sapere dalle istituzioni in anticipo che cosa si discute, che cosa sono i progetti e quali sono, e di essere a contatto con l'istituzione e di parlarne, perché è inutile. Noi qui ne abbiamo un esempio, è il passaggio della della strada qui di Rastignano, che siamo in mezzo alle nuvole blu del giorno, tutti giorno e notte, e per colpa di istituzioni, una volta di quel comune, una volta di quell'altro, c'è un pallino che corre come quei biliardini che si aveva 20 anni fa, nessuno ha le colpe, però il lavoro sono ancora lì da fare e il cittadino si intossica dalla mattina alla sera. Perché? Allora, il cittadino non è stato ascoltato, quello che sta lì in mezzo alla strada, va poi all'ospedale perché è intossicato dal fumo, ma non solo del fumo delle sigarette, ma quello delle auto. E quindi questo molla, tira e molla fra le istituzioni, sempre lontano dai cittadini. Io posso dire questo perché è già troppi anni che ci sono in mezzo. Non ho nessuna carica e non ne voglio nessuna, ne ho una sola e mantengo quella perché ho lottato per la Costituzione, per la Repubblica. Ho sofferto la fame, il disagio, l'umiliazione e ne sono orgoglioso oggi perché ho dato un pezzo, abbiamo potuto dare una miglior vita ai giovani, ai nostri figli e ai nostri nipoti. E quindi non vorrei che tutto questo si perdesse, perché se andiamo avanti di questo passo, che il politico è sempre più in alto e il cittadino è sempre più in basso. Addio Repubblica, l'avanti alla Repubblica è Caporetto. C'è la precisione, Ernesto Cevennini è presidente dell'Associazione Lavoratori Licenziati per Rappresaglia, un triste brano di storia della nostra Repubblica. Sì. Io a questo punto vorrei dare la parola, a, non dolcis in fondo, al nostro presidente e vicepresidente. Il nostro vicepresidente, Centro Formazione e Ricerca, Don Lorenzo Milani, ripeto, è uno degli ex allievi di Lorenzo. Noi lo consideriamo non solo il più simpatico, ma anche il più brillante. Si tratta di Emilio Santini. Io come posso dire, per me questa è una cosa, un'iniziativa positiva, rispecchia un po' anche, diciamo, quello che il nostro insegnante, maestro di vita, Don Milani, ci aveva dato fin dai tempi
negli anni 60, cioè la collaborazione, il lavoro in comune, come noi facevamo appunto lassù, c'erano tante cose che non ci accomunavano anche noi, essendo ragazzini in quel modo, però lui è riuscito con il suo carisma, la sua personalità, il suo essere sacerdote anche, perché lo devo dire, il suo essere servo di Dio, e è riuscito a fare tutto questo, cioè a metterci insieme e a limare tutti gli angoli, tutti gli spigoli che c'erano. Questo perché? Perché giorno dopo giorno voleva essere con noi il più trasparente e il più semplice possibile, cioè lui ci donava tutta la sua anima verso di noi e voleva che le cose andassero nel miglior dei modi, cioè conoscendo giorno giorno, parlando giorno giorno con tutti noi ragazzini da 13 anni a 18 anni, dei problemi che venivano fuori all'interno di questa scuola e di questa comunità. E questo è un po' in poche parole quel discorso che appunto noi andiamo incontro, cioè il comune partecipato vuol dire far sapere ai cittadini, al mondo intero, quello che il comune vuol fare. E questo è la trasparenza migliore. E questo è anche, speriamo, che se andiamo in fondo, che si possa appunto con questa iniziativa ritornare un po' alla partecipazione, alla partecipazione a questa politica che piano piano si dissolve. Speriamo che si possa arrivare a risultati grandi e che piano piano si possa anche noi come centro formazione e ricerca avere un respiro di sollievo e dire: ma questa, meno male, questa volta la si è fatta anche su questo. L'attività del centro bisogna vedere di banco. Sì, mi chiamo Nanni Banchi e fo da presidente, se anche non mi sento presidente, perché le decisioni che si prende le si prendono sempre tutti insieme, e prima di fare una cosa ci si ragiona sopra. E quindi voglio dire, c'è la massima democrazia, e quindi questo discorso mi chiama sempre presidente, non è che, voglio dire, ho sempre sentito dire presidenti che hanno culture altolocate, ho sempre sentito, invece io sono semplicemente un legnaiolo, un falegname, capito? E non ho, vabbè, con questo non dico né l'uno né l'altro. Siamo convinti che, diciamo così, che il mondo si possa cambiare solo con delle idee. Chi ha idee e idee vincenti, allora si può cambiare. Il problema d'oggi, credo io personalmente, le problematiche d'oggi le si possa solo risolvere sia con le idee e sia con la testa. Perché tutti i problemi gli stanno dentro a questa testa, non la mia, ma tutta di quelle delle persone. Allora, che dire? Posso dire che il centro vive di lei. Il centro è chi ne fa parte, non dico mica solo di noi tre qui, ma di tutti, quelli che fanno parte, quelli che sono aggregati al centro. E quindi siamo partiti, e credo che io ho scritto tre righe al mio comune ora ultimamente. Vorrei aggiungere a questa idea che sta per nascere ora un'altra, che è quella che un comune dovrebbe dare la possibilità o invogliare dei professionisti, non dico antanoghi in antigora con le amministrazioni. In poche parole, vedo che tanti comuni fanno dei lavori e poi vanno rifatti, e poi ancora vanno rifatti. La colpa non è mai di nessuno, si fa una strada e crolla. Ma dice: hanno sbagliato, ci hanno messo.
La colpa non è di nessuno, almeno questo succede, è il mio paese. In questi 500 metri di strada l'hanno rifatta 7 volte. E di nessuno è la colpa, ma quelli sono soldi dei cittadini. Allora, quando si restaura un palazzo comunale o che si dà la commissione a una ditta, la ditta la dà in subappalto, può ancora in subappalto, in maniera che va a finire che la ditta che vince l'appalto, no? Quello che poi esegue il lavoro ci mette la merda invece di cemento, mescola con l'arena, quindi crolla, casca prezzi, ma quelli sono sprechi enormi. Allora, questo vale per il funzionamento dell'ufficio tecnico, ci sono le capacità dei tecnici comunali, ci sono le capacità dei geometri comunali, ci sono le capacità degli amministratori comunali, e allora perché non creare un artigiano che abbia dei coglioni così nel campo dell'edilizia, per vedere che quando gli eseguano lavori se ci mettono quello che ci si deve mettere per via non crolli? Perché non creare un'altra persona che insieme a questo che verifichi se l'architetto comunale ha competenza per fare quello? Va bene, e così via, tutto quello che fa è di gestione comunale nel campo delle spese, che ha una verifica non decisionale, lo dico, ma di verifica da parte di un gruppo di persone. Questo vorrei aggiungere a questo gruppo di persone un avvocato, un giurista e così via, in maniera da creare questo gruppo di esperti altamente qualificati e non legati alla politica. Ecco. E in ultimo in fondo vorrei dire che per questa iniziativa io spero che il Comune di Pianoro, che sia il primo, sarebbe perlomeno per quanto mi riguarda, il primo, senz'altro. Il primo, sarebbe un portabandiera. Allora sì che si fa una cerimonia. Grazie. In ogni caso, io vi ringrazio della pazienza che avete avuto, ma vorrei chiudere in, diciamo, dulcis in fundo, per usare un termine latino. Con Papadopoulos che devo essere sincero, è un assessore simpatico. Io volevo fare una considerazione di carattere generale, poi una di tipo locale. Allora, quella di carattere generale è molto semplice. Il comune, non parlo del comune Pianoro, il comune come ente, come istituzione, è una specie di porto di mare, cioè tutti vengono al comune, anche quando ce l'hanno con l'azienda telefonica, con l'azienda elettrica, con l'azienda dell'acqua, del gas, non riescono a leggere. Tanto è vero che noi per esempio abbiamo istituito in collaborazione con l'associazione dei consumatori un servizio di consulenza proprio per i consumatori, uno sportello consumatori che funziona una apposta per aiutare, anche da questo punto di vista assolutamente gratuito, il cittadino va, chiede informazioni, gestito in questo caso con la CISL di Bologna. Quindi è un porto di mare da cui, io ci tengo a dirlo perché le amministrazioni poi sono fatte di persone, sono fatte di cittadini a loro volta, non si manda mai via nessuno, e questa è la realtà di molti comuni italiani, non dico di tutti perché ci sono delle differenze, però la realtà di molti comuni italiani è che nei comuni non si manda, io dico giustamente, mai via nessuno. Poi ci sono tante pecche, tanti problemi, non si riesce a dare risposte a tutto e subito, oppure sempre nei tempi, siano quelli previsti dalla legge o siano quelli previsti dal buon senso, cioè i difetti e i problemi sono tanti, anche perché ricordiamoci che essendo le amministrazioni fatte di persone c'è un grosso investimento da fare sulle persone che lavorano dentro le amministrazioni, perché queste sappiano relazionarsi con efficacia con i cittadini. Ecco, mi piacerebbe, questo lo dico da cittadino, che lo stesso livello di criticità e di attenzione fosse rivolto agli altri, non dico livelli perché la Costituzione è cambiata, ma agli altri centri di responsabilità politica e amministrativa, salendo, anche se non è più un salire, voglio dire che siano le province, che siano le regioni, che sia lo Stato. Cioè, io credo che sia mancata nella cultura generale degli italiani proprio questo richiamare, per esempio, anche l'ente Stato
alle sue responsabilità e ai suoi doveri. Poi è chiaro che il comune, essendo prossimo, vicino, è il primo interlocutore e non è un caso che tanti enti locali facciano molto lavoro di formazione, tentino almeno di fare un lavoro di formazione alla partecipazione dei cittadini. Siamo in tanti a fare questo lavoro, ci proviamo, non è che i risultati si ottengano sempre facilmente, bisogna farli con la scuola, bisogna farli con le famiglie, bisogna fare, cioè i soggetti, gli interlocutori sono tanti. Vedo anche questa mancanza, cioè veramente di capacità delle forze politiche di convogliare, cioè discutere, di essere luogo di discussione, di confronto e anche di formazione delle idee e di idee alternative tra loro, perché poi quando non ci sono le idee alternative tra loro, allora se dopo si finge di essere tutti d'accordo, e poi quando si è tutti d'accordo c'è qualcuno che è più d'accordo degli altri, quindi anche nella distinzione delle idee, nella formazione delle idee distinte, secondo me c'è da guadagnare, non da perdere. È chiaro che bisognerà trovare qualche forma nuova di partecipazione, di coinvolgimento, parlo per esempio per le forze politiche, perché andare avanti con i vecchi schemi non si può, di nuovi però è difficile effettivamente elaborarli. Venendo al nostro comune, il discorso, diciamo, di partecipazione non è che nasca oggi, insomma, ecco, quello che vorrei sottolineare è, partendo dal discorso che faceva il collega Boschini di Colorno, che poi dopo è dovuto andare via, e lo sentivo parlare e dicevo, beh, molte cose noi effettivamente le facciamo, cioè le consulte per esempio di frazione ce le abbiamo, anzi abbiamo modificato i regolamenti per avere più cittadini piuttosto che gente indicata dai partiti, abbiamo la consultatività produttiva, abbiamo cercato di istituire il tavolo del volontariato, non sempre tutto funziona bene, anzi dei problemi ce ne sono nella quotidianità, nel coinvolgere le persone eccetera. Abbiamo un periodico che arriva a casa a tutte le famiglie, che si chiama Più Onore in Forma, cercando di dare almeno le informazioni tecniche su come vanno le cose, su tempi, eccetera. Abbiamo ristrutturato il Palazzo Comunale, cercando di fare un centro di informazione e servizio al cittadino, utilizzare nuovi strumenti di comunicazione anche informatica, rifacciamo il portale, per cui alcune delle cose che vengono proposte qui o già le facciamo, o cerchiamo di farlo, insomma, di migliorare proprio in questo mese. Questo per dire che l'impegno c'è, poi ogni sollecitazione alla discussione, alla partecipazione, eccetera, è il benvenuto. Poi ci sono una serie di soggetti che fanno informazione e partecipazione autonomamente, cioè indipendentemente dall'amministrazione. E questo è bene che restino tra l'altro indipendenti, perché altrimenti, mi spiace che il direttore sia andato via proprio mentre stavo intervenendo, però è uno dei soggetti è questo, partecipare ai consigli, fare, spiegare, tradurre quello che è necessariamente un gergo tecnico, perché di altro linguaggio da quello giuridico è difficile trovarlo se si devono adottare delle delibere. Cioè i soggetti che si muovono sul territorio sono diversi, allora vedo questo progetto come un altro soggetto che viene ad attivarsi sul territorio, che necessariamente avrà bisogno di informazioni, esattamente come i giornali, cioè tutti gli altri soggetti che fanno informazione e poi tramite l'informazione cercano di stimolare la partecipazione. Poi diciamo che siamo un comune di medie dimensioni, in cui però chiaramente, e questo secondo me è un aspetto positivo, tutti gli amministratori abitano qui, dai consiglieri, agli assessori, eccetera, per cui non è raro che si venga a suonare addirittura a casa o si telefoni a casa per segnalare un problema, per dire che c'è anche l'informale nel rapporto. C'è solo un punto che mi permetto di segnalare, perché io il progetto l'ho letto quando sono venuto. Ecco, scrivere direttamente all'amministrazione comunale attraverso un altro sito, cioè è chiaro che da questo punto di vista l'amministrazione risponde direttamente alle lettere che riceve, proprio per una ragione, diciamo così, di protocollo, cioè quello che entra a quello deve rispondere una risposta, cioè deve corrispondere una risposta, questo dal punto di vista proprio amministrativo. Poi chiaro che molto spesso l'interlocuzione viene sui giornali, può avvenire in un forum, può avvenire, per esempio io ho l'indirizzo internet sul sito del comune, ricevo spesso delle mail a cui rispondo direttamente, diciamo che un filtro ulteriore in mezzo, non istituzionalizzato, non è possibile, lo do magari come mi permetto, via, come
non come consiglio, come suggerimento nel confronto anche con altre amministrazioni. Questa è una cosa difficile, se no diventa un giro posta che non è fattibile. Diverso se è semplicemente un luogo di discussione, allora quello è un'altra questione, perché l'ente riceve, l'ente risponde. Mi permetto questa piccola notazione, perché poi ci scontriamo quotidianamente con problemi di organizzazione, problemi di giuridici, problemi di protocollo, che sembrano tutte sciocchezze, ma non lo sono, e sono le cose che spesso anche impediscono di fare quel di più che si dovrebbe fare. Intanto comunque vi ringrazio e poi vediamo di rivederci presto.